Il prefetto di Agrigento Nicola Diomede incontra in prefettura i sindaci agrigentini, eletti o riconfermati alle amministrative dell'11 giugno, Irene Milisenda. Che già è in notazione di estrema. Ad Agrigento in piazzale Aldo Moro, nel palazzo della prefettura, si sono radunati i sindaci eletti nei comuni agrigentini alle urne in occasione del voto per le amministrative dell'11 giugno scorso. Sono stati invitati dal prefetto Nicola Diomede a brindare simbolicamente all'inizio delle attività amministrative. Si tratta di un compito particolarmente gravoso e difficile, afflitto dalla congiuntura economica negativa e dalla condizione finanziaria più o meno dissestata in cui versano tutti gli enti locali, costretti a fronteggiare la progressiva riduzione dei trasferimenti da Stato e Regione e l'aumento delle incombenze a proprio carico. Dunque si sono stretti attorno al prefetto e i sindaci Totò Martello a Lampedusa, Giovanni Picone a Campobello di Licata, Domenico Balsamo a Villa Franca Sicula, Franco Valenti a Santa Margherita a Belice, Giuseppe Pentolino ad Aragona, Milco Cinà a Bivona, Nino Contino a Comitini, Santino Borsellino a Cattolica Eraclea, Caterina Scalia a Montallegro, Gioacchino Nicastro a Castel Termini e Stefano Castellino a Palma di Montechiaro. All'appello mancava soltanto Sciacca, dove si vota per il ballottaggio domenica prossima 25 giugno, quando si contenderanno la carica di sindaco Calogero Buono e Francesca Valenti. Dopo le congratulazioni per il risultato elettorale e politico, il prefetto Diomede ha rivolto un messaggio di augurio e di incoraggiamento, nella prospettiva di un proficuo e responsabile governo del territorio, nel rispetto delle istanze delle comunità amministrate. Decisione di incontrare i sindaci neoletti, ovviamente è quello di Sciacca settimana prossima, innanzitutto per un momento di saluto e, come ho detto, di buon lavoro a chi è stato eletto, buona prosecuzione del lavoro a chi è stato rieletto. È stata manifestata la disponibilità da parte della prefettura, specie nei confronti dei sindaci neoletti, alla massima attenzione, alla massima collaborazione, il massimo aiuto per quello che la prefettura e attraverso la prefettura le forze dell'ordine possono dare alle varie comunità amministrate. È stato anche così un brevissimo momento proprio a volo d'uccello per evidenziare alcune questioni più di attualità. Sono state emanate apposite recentissime direttive sulla il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni, questo sotto il profilo della sicurezza dei cittadini sia come incolumità personale sia come incolumità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ci sono i patti per la sicurezza urbana che presuppongono delle forme di proprio veri e propri patti sottoscritti tra la prefettura e le amministrazioni comunali. Si è parlato dell'estate che è assolutamente prossima e quindi la necessità della tutela dell'ambiente e della civiltà di un turismo. Si è fatto cenno della visita del Presidente della Repubblica il 6 di luglio, visita alla quale ovviamente saranno invitati tutti quanti i sindaci. Si è fatto cenno anche perché, notizia che è apparsa sui giornali, il sindaco di Palma Montechiaro poi è intervenuto e ha detto la sua, ma insomma è sembrato attraverso ciò che si è letto sui giornali che ci potessero essere delle frizioni tra un'amministrazione e un'altra tale da ingenerare problemi anche di sicurezza e di non omogeneità sul territorio di determinati interventi in nome del popolo sovrano che sono le sentenze. Si è parlato anche di questo, ho chiesto alle amministrazioni comunali di essere assolutamente omogenei, uniformi, coerenti rispetto a un tema tanto delicato qual è quello dell'abusivismo edilizio, che non si riduce nel dover semplicemente abbattere un immobile, una casa e tutto quanto. È un percorso di carattere culturale, è un riconquistare spazi di bellezza, la bellezza che sta diventando un termine un po' abusivo anche lui, spazi di legalità, diciamo spazi di responsabilità per tutto ciò che è il bene comune che deve combaciare con il bene individuale. Comunque il senso e lo scopo dell'incontro era
buon lavoro, lavoriamo assieme per il bene di tutti.